Marcelo Acosta è il primo atleta nella storia di El Salvador a qualificarsi di diritto alle Olimpiadi nel nuoto col tempo richiesto dalla Federazione Mondiale senza bisogno di passare dai ripescaggi. Lo scorso weekend ad Orlando Acosta ha vinto la sua gara, i 1500 metri, con il tempo di 15 minuti, 13 secondi e 9 centesimi, facendo segnare il nuovo record nazionale, ma soprattutto battendo Conor Yeager, numero uno statunitense, secondo agli scorsi mondiali in Russia, dietro a Gregorio Paltrinieri. Dietro invece al successo di Marcelo Acosta c'è un allenatore faentino, Gianluca Alberani, classe 82, da quasi 7 anni trasferitosi a Miami, dove nel settembre 2013 ha fondato il proprio team, l'Azzurra Florida Aquatics, dove riveste anche il ruolo di capo allenatore. Orlando non è stata altro che l'ultima tappa, la conclusiva per quanto riguarda la preparazione di questa prima parte dell'anno, e l'obiettivo dichiarato già da settembre 2015 era quello appunto di riuscire a realizzare questo tempo richiesto dalla Federazione Mondiale del Nuoto di tabella A nei 1500, e così è successo. Il ragazzo è riuscito a fare un'impresa che mai era riuscita nessun altro prima. Sicuramente non è stata facile, soprattutto la gara in sé, anzi le tensioni erano tantissime, moltissime pressioni da parte di tutto il proprio Comitato Olimpico di El Salvador, più che la federazione. C'era molta aspettativa e questo sicuramente non ha aiutato il ragazzo, che infatti il giorno prima, nell'altra gara in cui aveva comunque chance di qualificarsi nei 400 stile libero, è come si suol dire scoppiato di testa e peggiorò 8 secondi nella finale rispetto al suo tempo e 9 secondi dal tempo richiesto. Quindi ci siamo presentati l'ultimo giorno prima dei 1500 della gara in cui si è qualificato, cercando di non pensare a quello che è successo, e siamo riusciti comunque a mettere quello alle spalle e a fare questa impresa. Qual è stata la vostra marcia di avvicinamento verso Orlando, verso la gara di Orlando? La preparazione, diciamo, Marcelo è con noi, è con me, nella squadra azzurra Florida Aquatics da gennaio 2014, quindi è stata una preparazione, diciamo, pluriennale. Nel corso di questi anni ha vinto diverse medaglie importanti, ha vinto medaglia d'argento al campionale Olimpiadi giovanili in Cina a Nanjing nel 2014, più i giochi centroamericani in Messico nel 2014, e è arrivato quarto ai giochi panamericani la scorsa estate. Quest'anno ci siamo dedicati esclusivamente all'allenamento, ha preso un anno di pausa dall'università, lui è iscritto all'università di Louisville in Kentucky, e abbiamo detto che per raggiungere il sogno olimpico bisognava concentrarsi 100% sugli allenamenti. 3 settimane prima della gara di Orlando siamo scesi da un periodo di 3 settimane in altura, a 1900 metri sul livello del mare, a San Luis Potosí in Messico, nel centro sportivo La Loma. Sono state 3 settimane eccezionali e credo che anche questa abbia influito sulla performance poi ottenuta a Orlando. 4 anni fa eri preparatore atletico del primo brasiliano alle Olimpiadi. Emotivamente che differenze ci sono state con quest'anno? In questi 4 anni sono passate tante cose, sono cambiate tante cose. Da semplice assistente o comunque preparatore atletico, in questo momento è il mio terzo anno come proprietario e allenatore della mia propria squadra, Azzurra Florida Aquatics, quindi sicuramente le emozioni sono più grandi, il fatto di sapere che l'atleta è stato seguito e allenato in questi ultimi anni esclusivamente da me, dalla mia preparazione, con l'aiuto dei miei assistenti. L'esperienza è cresciuta e sicuramente l'emozione è stata gigante, proprio l'emozione penso sia stata una delle emozioni più grandi di tutta la mia carriera, quasi anche potrei dire sia da nuotatore che da allenatore. Obiettivo di Marcelo per Rio? Marcelo ha 19 anni, è un ragazzo del 96, compierà 20 anni proprio poco prima di Rio. Credo che l'obiettivo principale l'abbia raggiunto questo fine settimana, ottenendo questo storico risultato di mettere un nuotatore di El Salvador alle Olimpiadi con molto anticipo. Bisogna andare a divertirsi, a fare una bella esperienza. Sicuramente il sogno di ogni sportivo, non solo di ogni nuotatore, è partecipare a un gioco olimpico. Marcelo andrà non semplicemente invitato ma o ripescato, ma dalla porta principale, per cui l'importante è andare a fare una bella esperienza, cercare di dare il massimo e i risultati verranno di conseguenza. Ecco, parliamo invece della tua squadra. Azzurra Florida Aquatics nasce nel settembre 2013, dopo che la squadra per cui lavoravo precedentemente sempre qui in zona in Florida chiuse, decisi di cercare di fare qualcosa di mio in proprio. Con diverse difficoltà iniziali sono comunque riuscito
a mettere in piede quella che ora è una bella realtà nel panorama natatorio del sud della Florida e possiamo dire anche nel panorama mondiale, grazie a questi risultati di ragazzi provenienti da diverse parti del mondo. Abbiamo diversi ragazzi che sia dalla scuola nuoto che mettono per le prime volte il corpo in acqua, fino appunto a ragazzi internazionali con obiettivi come le Olimpiadi. Quest'anno abbiamo più o meno 6-7 ragazzi di diversi paesi che hanno come obiettivo quello di cercare di rappresentare il proprio paese alle Olimpiadi. Lavorativamente parlando, hai ancora contatti con l'Italia? Stai seguendo ragazzi? Ti vengono inviati dei ragazzi? Ti vengono consigliati dei ragazzi? Sì, l'Italia, ci sono buoni rapporti, anzi quest'anno ho 3 ragazzi che si stanno allenando tutto l'anno con me, un ragazzo di Oristano, Stefano Pisu, e 2 ragazzi di Milano, Nicolò Ossola e Luca Dioli. Ai discorsi campionati italiani, proprio Luca è arrivato secondo nei 200 misti, quest'estate Nicolò è arrivato primo nei 50 rana, a livello italiano. Fra 5 settimane e mezzo iniziano i trials italiani per qualificarsi alle Olimpiadi. Sarò presente su Bordo Vasca Riccione cercando di aiutare appunto questi ragazzi a dare il massimo e arrivare più lontano possibile. Ogni tanto torni a Faenza, ma c'è qualcosa che ti manca? Faenza sarà sempre Faenza, il nido da dove tutto è partito, dove per la prima volta ho imparato a nuotare, dove gli amici dell'infanzia e i familiari vivono, per cui diciamo che, non per essere banale, ovviamente il cibo, soprattutto la cucina romagnola, quella manca. Mia madre adesso è qua per 6 mesi, per cui ogni tanto si diletta nel preparare pasta fatta in casa, come cappelletti o orecchioni, però sicuramente non sono come quelli che si trovano tutti i giorni nei ristoranti a Faenza. E ovviamente gli amici, qua c'è tanto lavoro, tempo per gli amici non ce n'è molto, se non per la famiglia, quella invece sì, ho creato una famiglia qua con una splendida ragazza che adesso mi ha dato un figlio 4 mesi fa e sono molto orgoglioso di questo. Federico Lega per Faenza Web TV.